Siamo all'interno del Teatro Unione dove fervono i lavori appunto per la ristrutturazione. Siamo in compagnia del sindaco Giulio Marini per una sorta di sopralluogo per verificare appunto lo stato dei lavori. Innanzitutto stiamo verificando lo stato di avanzamento dei lavori che stanno andando molto bene in un luogo molto delicato, credo che questa situazione la possiamo constatare, che è evolutiva e ci dà speranza che possa essere riaperto il teatro il prima possibile. Prima possibile possiamo dare presso poco un'idea, abbiamo un'idea di massima? Vedremo mano a mano che i lavori vanno avanti, quale sarà la data giusta per evitare qualsiasi falsa informazione che però può essere rispettata. È un lavoro delicato e quindi ovviamente diamo alle imprese tutto il tempo necessario, anche da contratto dei tempi, che ne sono convinto che lo rispetteranno. Un lavoro molto delicato, tra l'altro particolarmente complesso, perché vediamo anche un pavimento completamente sventrato in un solo. È stato rimosso tutto il pavimento, è stato rimosso perché naturalmente ormai era rimosso e ormai anche l'età anche danneggiato la struttura. Rimane l'impostazione, quella storica del passato, con una rete sotto il pavimento per mantenere l'acustica, la migliore acustica possibile. Credo che stiamo lavorando bene e ci auspichiamo veramente di trovare la bellezza del tutto. Vediamo infatti anche i palchetti che sono completamente smontate, le sedie e tutto quanto, insomma si lavorerà proprio sul tutto, non solo sulla parte diciamo basica del teatro. No, è tutta la struttura che viene messa in sicurezza, vengono messe tante impianti per riparte tutto, come quello che prevede la norma, che ovviamente la ristrutturazione prevede anche la bellezza, ritorno alla bellezza del teatro.